Nemico? Vorrei sapere che cos'è che ringhia in quel modo. Cioè, o meglio, ho visto che cos'è che faceva quel ringhio, ma vorrei capire che animale bestia sia. Se solo potessi girarmi, lo vedrei. Ah, eccolo! Quella specie di... boh? Ecco fatto. Allora, dove si trova il forziere? Non lo so, ma dobbiamo fare ancora il giro. Eccolo lì! Ok, un'arma blu. Io ho visto che era blu. Vabbè, non importa. Le falci potenziano abbastanza le falci. Non abbastanza per arrivare di livello superiore, però... meglio di nulla. Quelli sono i fantasmi con le lame. Porca miseria. Ma l'ho devastato con un colpo? Ah no, era solo scomparsa. Ok. Fammi un po' vedere. Qui ci sono dei rampicanti. Lì c'è un amuleto da prendere. Di qui c'è una porta aperta. Però proviamo a girare questo. Ok. Ok, ho capito. Ah, guarda, una reliquia. Ho già capito. Solita storia. La nostra statua qui. Uno di noi tira questo. Ecco fatto. E andiamo dall'altro lato. Vediamo. Ah, ok, ha sbloccato quello lì. Quindi proviamo a tornare nella nostra forma originale. No, non ha funzionato perché mi ha ribloccato questo. Ah, beh, certo, aspetta, è ovvio che mi ha ribloccato perché non serviva più il fantasma di là. Torniamo in forma di sale. Uno sale qua e l'altro va di qua. Certo, era semplice. Sono io che... come al solito... mi complico la vita per... nulla. Ecco fatto. Sblocchiamo questo, vediamo che cosa c'è. Oggetto verde e soldi, va bene. Non schifo né uno né l'altro. Però di qua ora noi possiamo tornare indietro. A noi serve tornare indietro? In teoria no. In pratica possiamo prendere questo. Ah, c'era il caccolone. Questo lo lanciamo lì. Barabarabam bam. Ci ritrasformiamo in forma normale e possiamo proseguire la nostra magica avventura. E ora si fa un po' di parkour sui muri. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. Ok, io pensavo ci fosse di nuovo l'oblio qua sotto. Qua c'è una porta chiusa, invece di qua dov'è che siamo? Boh, però probabilmente si sblocca quella porta lì. Quanto ci fai? Cra, cra. Ah no, si sono sbloccate entrambe, ottimo. Questo vuol dire che questo è uno shortcut? No, non è uno shortcut, è un'altra zona nascosta. Credo. No, non è vero. E chi l'aveva visto che questa... come al solito, chi l'aveva vista che questa era una trave che potevi attraversare? Ovviamente tanto non ti serviva nulla perché dovevi farti il giro inverso per aprire entrambi i cancelli. Però abbiamo trovato anche un amuleto. Vediamo se ci basta. Ci basta, perfetto. Danni 208, difesa 172. Bene, bene, bene. Esperienza? Ok, mi hai sorpreso che mi hai dato una... cosa nuova, quindi lo accetto. Certo, l'1% non è nulla, però se riusciamo ad aumentarlo, non è male. Se riusciamo ad aumentare l'esperienza... certo, magari in realtà al posto dell'esperienza poteva uscirci... Oh no, devo rifarmi tutto il giro, questo vuol dire. Ah no, aspetta. Sono già da questa parte. Oh, meno male. Meno male, già pensavo male. Eccoci qua, vediamo. C'è un tizio grande e grosso e cammina male. Due tizi grandi e grossi che camminano male. Tre tizi grandi e grossi che camminano male. Ok,
Forse la forma mietitore a questo giro ci servirà. Uno alla volta, vero? Pensavo di averle prese tutte e tre assieme. Ah, dannazione. Ok. Tizio con lo scudo. Il mio grande amico. Preso. Donna mia, io ti sfondo. Leccati questo. Preso solo col fuoco, però. E siamo aumentati di livello. Perfetto. Ora, calmi tutti. Sono grosso e faccio schifo. Allora, fermi tutti. Abbiamo un punto extra. Io lo metterei a quanta collera ci danno i mangiacadaveri, forse. Ah no, ma abbiamo due punti abilità, aspetta. E allora, uno qua e uno a questo. Perfetto, ottimo. Beccati questo. Allora, io non so che cosa sia successo, ma la forma spirituale di morte si era sbloccata. Ah, vomitato, che schifo. Cos'era quello? Ah, un'arma blu, ottimo. Contro i nemici grossi, i mangiacadaveri, purtroppo, sono inutili. Ottimo, si è sbloccato anche l'altro. Allora, vai. Dovrei averlo ucciso uno, ottimo. Dai. Perfetto, preso in pieno. Aia, male. Preso. Morto? Ora sì, per via del fuoco, tra l'altro. Bene, bene, bene. La forma mietitore per una volta c'è. Che schifo, c'è servito. E nel modo giusto, perché l'ultima volta che l'ho usata per sbaglio, quindi. Vediamo, verde, viola, wow, e di qua blu. Bene, l'ho indovinato, abbiamo trovato però due scarponi, quindi. Beh, fammela vedere. Bellissima questa, è una falcia macete, ma che figo, che figata che sono. Vediamo se mi basta il tutto per aumentare di livello questo. In realtà mi sa che mi basta anche solo la falce, quasi. Tieni, e questo qua. Perfetto. L'esperienza ovviamente non l'hanno toccata, però tieni, esperienza 2%. Ovviamente tutto ciò non mi basta per salire di livello. Andiamo dall'altra parte, anche se... Sì. Non è un bene quello che è appena successo. Per niente. Il tempo stringe. Il tempo stringe, madonna mia. Il tempo proprio qua non ne hai, mi dispiace dirtelo. Sali?
Ok, salta. Perfetto, scendi. Dai, 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 dai. Dai, non ho avuto il tempo. Uffa. Devi essere più rapido. Ogni istante che perdi facendo un errore è un istante in cui quel robo lì si avvicina. Ecco fatto, scendi. Vai, 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 vai. Muoviti. Ottimo, perfetto. Su, su, su. Ok, sì, sta velocizzando, sta velocizzando. Ok, dai, 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 dai. Su, su, su. Ok. Sta aumentando di nuovo la velocità. Sali, perfetto. E che cavolo. A una certa è iniziato ad andare così. E c'è una cesta, spero che ne valga la pena. Dopo quello che ho appena superato, spero che ci sia almeno qualcosa. C'è la mappa, c'è la mappa. Lo sa, madonna mia, ste ceste qua messe ormai, sti punti così strategici sono... sono basilari. Nemico? Ovviamente. Ed è anche un nemico nuovo? No, è sempre lui? No. Oh. Sembrava tanto una zona in cui presentare un nemico nuovo, però. Aiuto, ecco. Dove vai? Vieni qui. Preso. Dai. Ecco fatto. Madonna mia, che salto in aria che si è fatto. Non so perché, ma credo che appariranno altri nemici. Guarda un po'. Questo era da un bel... da un bel po' che non appariva, o sbaglio? Ecco fatto, dovrebbe essere morto. No? Ora sì. Soldi? Ma va, quando mai? Altra zona con dei nemici? No, sì, ovvio. Madonna mia, vi devasto! Vi devasto, stronzi! Mamma mia! Le combo proprio! Non vedo. Eravamo tutti uno ammassato all'altro, non si vedeva assolutamente nulla. Guarda lì là i serpentoni che girano. Altro forziere. Come ci arriviamo da quella parte? Saltando sui muri, come sempre. No, madonna, mi stavo per fare un salto. Meno male che l'animazione si è bloccata subito. Stavo per saltare di sotto io. Eccoci qua. Dov'è il forziere? Ah, ma posso risalire, allora. Vediamo. Oggetto viola, mi sa che era un talismano. Più forza, più arcano, più energia da esecuzione, più esperienza. Ci dà meno danni da colpo critico, però questo aveva il 15%. È un bel downgrade, ma ci aumenta un po' di cosine, quindi... tieni. Peccato per il danno da colpo critico, però aspetta. Se glielo do da mangiare a questa, forse ce l'aumenta. Vediamo, eh. 1, 2, 3 e con questo 4.
Danni da colpo critico 50%. E aumenterei l'esperienza. Esperienza 2%. Non è aumentata l'esperienza, eh? Mi sa che l'esperienza è un bonus un po' strano da aumentare. Quindi a questo punto non ci punterei tantissimo. Peccato, peccato, perché sembrava interessante. Peccato, ho sprecato un potenziamento. Vabbè, avrei aumentato la difesa, niente di eccezionale, però... fossero stati danni da colpo critico, avrei puntato a quello sicuramente. Eccoci qua. Oh! Bello! Come ti faccio a muovere? C'è ovviamente un cristallo che lo blocca. Sai che novità? Appare qualcosa da lì? No, strano. Sembrava una cutscene di quelle... Adesso appare il nemico grosso.